Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare al Motonago Ryokan qui a Kyoto. È veramente molto facile, in pochi minuti ci arriveremo insieme. Quello che vedete qua è l'ingresso del santuario Yasaka qui a Kyoto, veramente molto popolare, molto famoso. È un po' un punto di riferimento anche perché quando ci si passa qui con l'autobus si vede proprio dalla strada e quindi è veramente centrale, diciamo, lo vedono un po' tutti quelli che vengono a Kyoto. Vi do qualche indicazione perché per arrivare al vostro ryokan poi ci potrebbero fare anche altre strade, per esempio andare di qua, che tra l'altro di qua si arriva anche alla zona del Kiyomizudera, ma non è fondamentale andare di qua, ma vi farò vedere proprio come arrivarci passando dall'interno praticamente del santuario Yasaka, e perché secondo me almeno avete qualche punto in più di riferimento. Intanto guardate qui sopra, fermata Keihan-gion Shicho Station a 7 minuti e Hankyu Kawaramachi Station 10 minuti da questa parte. Veramente a pochi istanti, insomma, si trova la fermata dei treni, della metropolitana e ovviamente anche la fermata degli autobus. Salgo di qua, ma intanto vi spiego anche una cosa. Qui in questa strada alle mie spalle, cioè laggiù, sulla sinistra andando in qua, a veramente neanche 5 minuti a piedi c'è la zona dove la sera si vedono le geisha. Quindi voi, stando in questo ryokan, praticamente avete una, così, una tradizione veramente molto importante, come importante, molto grande, insomma, proprio qua in tutta questa zona. Quindi entrate qua nella zona del santuario Yasaka e seguite un attimo il giro che sto facendo. Quindi io vi faccio sempre vedere anche dietro come arrivare. Laggiù, insomma, a sinistra c'è la zona dove c'è Hanami Koji Dori, che è la zona praticamente di Gion, questa qua dietro. E insomma, vedete che in questo ryokan siete proprio all'interno delle vere tradizioni di Kyoto. Quindi non siete in una zona periferica, non siete in una zona difficile da raggiungere, ma siete proprio, se voi volete sentirvi tatuato nel cuore quello che è la vera essenza di Kyoto, dovete venire praticamente in questa zona a stare. Intanto vi faccio vedere la bella atmosfera che c'è. Parte l'elicottero. Guarda anche qua le amiche tutte vestite più o meno uguali. Eccoci qua nella zona praticamente del santuario Yasaka. Qua ovviamente omikuji, varie cose da acquistare, varie cose, insomma. Qui spesso si tengono dei matrimoni, come in questo caso oggi se ne tengono diversi. Intanto io vi parlo anche di queste cose, no? Mentre vi porto alla zona del vostro ryokan, vi do un attimo due indicazioni. Intanto guardate, cioè vi rendete conto che voi starete nel ryokan qua praticamente, cioè capite? Cioè non qua, ma veramente a pochissimo. E vi do un attimo un'indicazione veloce: qua diritti si va nella zona del giardino Maruyama, fantastico giardino che trovate anche sul mio sito e in altri miei video. In poche parole, voi siete saliti di là, andate di qua, sempre diritti. Tanto guardate, cioè rendetevi conto dove sarete con il vostro ryokan. Andate di qua, guardate che bello, stanno per fare un matrimonio, intanto tradizioni fantastiche. Fotografo. La sposa. Cioè non so se vi state rendendo conto di cosa state per prenotare se venite in questo ryokan. Cioè, quando vi ho detto prima che vi sentirete tatuate nel cuore le vere tradizioni di Kyoto, penso che non ho esagerato, no? Perché da pelle d'oca è stare in un posto che si trova a pochi istanti da qua. Insomma, voi prendete un attimo questi punti di riferimento, uscite dal santuario Yasaka, procedete per questa strada. Ecco, prendete questa strada, qui sulla vostra sinistra troverete questa bellissima strada di connessione, guardate che affascinante che è. Qui alle mie spalle
la zona del santuario di Asaka. Qua trovate il Gion Hatanaka Ryokan, che trovate anche in un altro mio video e sul mio sito www.marcotani.it. Ma voi praticamente proseguite in questa direzione. Adesso vi farò vedere come arrivare in modo molto facile alla zona del vostro Ryokan. Date sempre un'occhiata alle varie tradizioni, ai dettagli, a quello che state vedendo in questo video, perché il bello di Kyoto è proprio fermarsi e dare un'occhiata, non so, anche a questa casa, così poi capite bene che basta veramente poco per fermarsi e vedere delle ragazze vestite in modo molto particolare, no? Tradizionale, che aspettano di entrare in questo caffè. Guardate di là. Guardate, piccolo scorcio e tac, e si è in tutte altre tradizioni, atmosfere particolari. E insomma, mi saranno un po' di punti di riferimento per arrivare al vostro Ryokan. C'è un po' di traffico in questo momento, ma perché è mattina e quindi così. Non prendete questa strada che sale, ma date un'occhiata comunque. Che bello. Dicevo, adesso c'è un po' di traffico, ma poi non è così, cioè c'è qualche macchina adesso, ma è una zona molto molto tranquilla, soprattutto proprio dove c'è il vostro Ryokan, che vi faccio vedere tra poco, in una zona non così frequentata dalle auto, ma molto più pedonale, tranquilla, insomma. Guardate qua, praticamente girate a sinistra, vi trovate in questa fantastica strada. Guardate anche laggiù chi sta arrivando. Guardate chi sta arrivando. Qui trovate il Sakanoue Ryokan, che vedete anche in un altro mio video. Guardate qua. Guardate, guardate. Ovviamente non è una vera geisha, e comunque è molto molto bella questa strada, non trovate? Salendo per questa strada, in pochi passi arrivate al Motonago Ryokan. Vi faccio vedere, intanto, tanto per darvi un punto di riferimento, qua c'è il Gion Ryokan Kyube, che vedete in un altro video e sul mio sito www.marcotani.it. Andate sempre avanti e vedrete che in pochi istanti arrivate al Motonago Ryokan. Vi volevo dire, come dico sempre, che non sono un GPS vivente, non è che sia l'unica strada questa per arrivare al Motonago Ryokan, ma è forse quella che un pochino più vi può aiutare e facilitare per arrivare fino qua. Adesso vi faccio vedere anche qui intorno alcune informazioni. Eccoci qua, Motonago. Vi devo dire che praticamente quest'area qua è pedonale e di qua si arriva nelle zone di Sannenzaka e Ninenzaka, veramente molto particolari. Guardate di là, che bello. Dicevo, sono molto particolari le zone di Sannenzaka e Ninenzaka perché ci sono molti negozietti molto belli e particolari e davvero tradizionali. Guardate le atmosfere che respirate se state in questa zona. Veramente unica. Ecco, io spero vi possano essere utili queste piccole informazioni per arrivare fino qua. È chiaro che poi, se voi volete, invece di fare questo giro qua sotto, volete fare il giro dall'altra strada per arrivare qui al Motonago, non è assolutamente un problema. Questo sta un po' a voi deciderlo. Io vi ho fatto vedere insomma una delle tante strade, è chiaro che se volete farvi catapultare dal cielo potete farlo tranquillamente. Comunque, come arrivare al Motonago Ryokan, venite a visitare il mio sito www.marcotani.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!